Ok, dopo aver fatto e corretto la verifica sulle relazioni, vediamo oggi la correzione in dettaglio degli esercizi che erano contenuti nella verifica. Cominciamo dal primo, lo leggo, anzi lo copio così lo ricordiamo a parte. Mettiamo qua sotto. Un po' più grande, ecco, considera l'insieme A delle persone residenti nel comune di Monfalcone, quindi il nostro insieme A è 1. E considera questa relazione, x è in relazione con y se e solo se x è figlio di y, con x e y entrambi appartenenti ad A. Allora, domanda, la relazione è interna? La risposta è ovviamente sì, perché x e y appartengono allo stesso insieme. Okay, quindi, se questo è A, questo di nuovo è A. L'insieme di partenza e di arrivo sono lo stesso insieme. Okay? Quindi è una relazione interna. Dopodiché è una relazione d'ordine. Allora, quali sono le sue proprietà? Affinché sia una relazione d'ordine, deve essere antisimmetrica e transitiva, giusto? Allora, quindi se x è figlio di y, cioè se x sta in relazione con y, y è padre di x, non figlio. Quindi y non sta in relazione con x, la relazione è diversa, che non è la stessa di prima. Se x è figlio di y, y non è figlio di x, qualunque siano x e y che stanno in relazione, quindi è antisimmetrica. È chiaro il perché? Se ci sono dubbi, fatemelo sapere. Poi, se x è figlio di y, cioè e y è figlio di z, quindi x sta in relazione con y e y sta in relazione con z. Che relazione c'è tra x e z? X non sta in relazione con z. Ok? X è nipote di z, cioè z è il nonno, non il padre. Quindi non è transitiva. Quindi non è d'ordine. Se volete ha un'altra proprietà, è anche antiriflessiva. Però questo per stabilire se è d'ordine o no ci importa poco. La cosa importante era stabilire se è antisimmetrica e transitiva. L'antisimmetrica come proprietà c'è, la transitiva no. Ok? Ci sono domande su questo? Tutto chiaro? Perfetto. Passiamo all'esercizio 2. Fatemelo copiare, eccolo qui. Ingrandisco un poco. Perfetto. Dice, considera i seguenti insiemi. A è formato dai numeri 1, 4, 5 e 9. E B dai numeri 0, 1, 2 e 3. Allora, se X appartiene ad A,
y appartiene a b, definiamo questa relazione. X sta in relazione con y se e solo se x è il quadrato di y. Ok? Quindi 1 sta in relazione con 1, 4 con 2 e 9 con 3. Ok? Si tratta di una relazione interna? Siccome A è diverso da B, non è una relazione interna. Lo sarebbe se A e B fossero lo stesso insieme. Ok? Affinché sia un interno, non è necessario che gli elementi x e y siano gli stessi, ma devono appartenere allo stesso insieme. In questo caso A e B non sono lo stesso insieme. Se avessimo considerato un insieme, ipotesi C, che conteneva 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 9, allora potevo far sì, fare in modo tale che la relazione fosse interna, perché gli elementi provenivano dallo stesso insieme. Ma se distingo A e B, i due insiemi non sono lo stesso insieme, la relazione non è più interna, indipendentemente poi da che cosa, da come è strutturata, perché sono insiemi diversi. Basta questo. Ok? Quali sono il dominio della relazione e l'insieme delle immagini? Per far questo è meglio, secondo me, fare il diagramma sagittale proprio. Qui abbiamo A con 1, 4, 5, 9. E qui abbiamo B con, cosa c'era? 0, 1, 2, 3. Allora, 1 è il quadrato di 1, quindi 1 sta in relazione con 1. 4 è il quadrato di 2. 5 non è un quadrato, quindi da 5 non parte nessuna freccia. 9 è il quadrato di 3. E 0 è il quadrato di 0, ma in A 0 non c'è, quindi in 0 non arriva nessuna freccia. Quindi il dominio della relazione è il sottoinsieme di A formato dai punti che sono in relazione con quelli di B, quindi il numero 1, il numero 4 e il numero 9, che è un sottoinsieme proprio di A. L'insieme delle immagini è l'insieme, il sottoinsieme di B in cui arrivano frecce, quindi lo 0 non c'è, quindi è l'1, il 2 e il 3, che è un sottoinsieme proprio di B. Ok, qui questa parte è il dominio, questo sottoinsieme è l'insieme delle immagini. Ok? Tutto chiaro? C'è qualche obiezione, qualcosa non è chiaro? Beh. Allora procediamo al terzo. C'è questo qui. Dice. Dato l'insieme A, formato dai numeri naturali tra 1 e 10, con 1 e 10 esclusi, quindi in A ci sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E X e Y appartengono entrambi ad A. La relazione tra X e Y è X è in relazione con Y se e solo se x è il doppio di y, x vale due volte y. Ok? Dice, rappresenta la relazione usando un diagramma con le frecce, sagittale, e il diagramma cartesiano. Il diagramma sagittale non è quello dei grafi, eh? Il diagramma sagittale prevede l'insieme di
di andata e di arrivo, di partenza e di arrivo, che sono lo stesso insieme, d'accordo, ma stavolta devo disegnarli due volte se voglio fare il diagramma sagittale, e in questo devo mettere tutti gli elementi: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E qui idem: 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Allora, cominciamo da 2. 2 è il doppio di qualche numero nel nostro insieme? No. Quindi da 2 non parte nessuna freccia. Saranno in relazione, le frecce partiranno da solo dai numeri pari, perché solo quelli sono doppi di altri. Quindi i numeri X saranno tutti numeri pari. Da 2 no, perché qui non c'è 1. Quindi 2 è il doppio di 1, qui l'1 non c'è, quindi da 2 non parte nessuna freccia. Dal 3 non partono frecce perché il 3 non è pari, il 4 è doppio di 2. 5 non è pari, quindi non è doppio di nessun altro numero. 6 è doppio di 3. 7 non è pari, non è doppio di nessun numero. 8 è il doppio di 4. Quindi le coppie che stanno in relazione sono, scusate, 4, 2, 6, 3 e 8, 4. Quindi nel diagramma cartesiano, dove vanno riportati tutti gli elementi, non solo quelli che stanno in relazione, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, idem qui. Stanno in relazione il 2 con nessuno, il 4 col 2, quindi c'è questo punto, il 6 col 3, c'è questo punto, e l'8 col 4, c'è questo punto. Questa relazione è interna, ma non è riflessiva. 2 non è doppio di 2, 3 non è doppio di 3. Gli elementi sulla diagonale non ci sono, ovviamente. Sono solo questi tre punti. Ok? Attenzione, sull'asse orizzontale vanno messi gli elementi dell'insieme di partenza. Su quello verticale gli elementi dell'insieme di arrivo, cioè quelli che giocano il ruolo di Y. La X in orizzontale, la Y in verticale. Non posso invertirli. Non posso mettere qui il punto 2, 4, perché 2, 4 significherebbe che 2 è il doppio di 4, cosa che è falsa. Ok? Tutto chiaro o no? Bene, proseguiamo. Non chiedeva altro, mi pare. No, chiediamo sagittale, perfetto. Andiamo all'esercizio 4. Dov'è? Eccolo qua. Sì, questo è veloce. Scusate, lo copio. È corretto affermare che una relazione d'ordine stretto è anche d'ordine totale. La risposta è no, però va motivata. Perché no? Basta dare un controesempio. Prendiamo esempio A, l'insieme delle persone che stanno in questa stanza, per esempio, e X sta in relazione con Y se e solo se, diciamo così, x è più alto di y. Questa relazione è di ordine stretto parziale. Quindi non è assolutamente detto che se una relazione è di ordine stretto sia anche di ordine totale. È sufficiente che ci siano due persone con la stessa altezza e queste non sono confrontabili. Persone diverse con la stessa altezza non sono confrontabili. Quindi se dico no, devo motivare il no, devo dare un controesempio.
Esistono ovviamente relazioni di ordine stretto totale, ma non tutti gli ordini stretti sono necessariamente di ordine totale. Esercizio numero 5. Questo qui, ok. Questo anche è facile, possiamo farlo direttamente qui. Quali proprietà ha questa relazione? Allora, siccome su ogni elemento, cioè A sta in relazione con A, E con E, D con D, C con C e B con B, questa relazione, fatemi scrivere in rosso, è sicuramente riflessiva. Poi è simmetrica? Ma se considero E e B, lo è. Scusatemi, A e D lo è, perché A sta in relazione con D e anche D con A. Però non vale per B ed E. Quindi questa relazione non è simmetrica, perché anche tra B ed E dovrebbe esserci una doppia freccia, invece c'è solo tra A e D. Viceversa, non è neanche antisimmetrica, per il motivo opposto. Sarebbe antisimmetrica se anche tra A e D ci fosse la freccia in un solo verso. Quindi non è né simmetrica né antisimmetrica. Non posso vedere se è transitiva o no, perché non ci sono terne in questo caso. Okay, quindi è solo riflessiva. Okay. Poi copiamo anche questa che invece è meglio avere i grafici. Un po', eccola qua. Dice, osserva attentamente le tre figure qui sotto. Vi sono rappresentate relazioni, tre relazioni. Inquadra, cioè individua quelli che sono di ordine stretto, quali sono di ordine largo, quali totali e quali parziali. Allora, tutti e tre sono relazioni di ordine, quindi sono antisimmetriche e transitive. Ok? Consideriamo la prima. La prima è di ordine stretto? Sì, perché? No, perché altri Perché non, nessun elemento sta in relazione con se stesso, quindi è antiriflessiva. D'accordo? È di ordine totale? Sì, perché qualsiasi coppia considerate, potreste sempre dire se un elemento sta in relazione col secondo o il secondo col primo. Quindi A è in relazione con B, ma B non lo è con A. B è in relazione con C, ma C non lo è con B. Okay. E A è in relazione con C. Quindi tutte le coppie possibili sappiamo dire quale è in relazione con qualche altro. Quindi questa è in relazione totale. Ordine stretto totale. È tutto chiaro? Quindi non ci sono, per così dire, puntolini che non sono collegati da frecce, per dirla proprio terra a terra. La seconda, il secondo esempio. È un ordinamento, ma è di ordine ampio. O largo, perché è riflessiva. Dato che ogni elemento è in relazione con se stesso, come vedete qua da ogni punto parte e arriva una freccia. Ogni elemento è in relazione con se stesso. Quindi, essendo riflessiva, è di ordine ampio. Okay. Come la precedente, qualsiasi coppia io consideri di elementi diversi, so quale è in relazione con quale. A e B e A in relazione con B, B è in relazione con C e A è in relazione con C. Quindi l'ordinamento è ampio totale. Ok? L'ultima, essendo anti riflessiva, dato che nessun punto è in relazione con se stesso, è di ordine stretto. Tuttavia è di ordine parziale, perché se considerate ad esempio la coppia BA, è falso sia che B sta in relazione con A, sia che A sta in relazione con B.
A e B non sono collegati da nessuna freccia. Quindi è di un ordinamento parziale. Da qua e qua non c'è nessuna freccia direttamente. È tutto chiaro? Passiamo al 7, se non sbaglio. Eccolo qui. Ingrandisco. Dice, considera l'insieme P delle parole presenti nelle pagine di un libro. Se X e Y sono due parole appartenenti all'insieme P, indichiamo con X, diciamo che X sta in relazione con Y se e solo se X ha lo stesso numero di lettere di Y. Quindi sono parole che hanno la stessa lunghezza. Sì, mi è sfuggito un se e solo se. Qui immaginate una doppia freccia, scusate, ecco. Ok? È l'equivalenza? Vediamo. Intanto è interna, ovviamente. È una relazione interna. Perché X e Y fanno parte dello stesso elemento, dello stesso insieme. Insieme P delle parole della pagina. Poi è riflessiva, perché qualunque parola ha lo stesso numero di lettere di se stessa, non importa quanto lunga o quanto corta sia. È simmetrica, perché se x ha lo stesso numero di parole di y, allora anche y ha lo stesso numero di parole di x, numero di lettere, scusate, di x. Ed è anche transitiva. Perché se x è una parola lunga come y, y è lunga come z, allora anche x è lunga come z. Quindi è una relazione di equivalenza. Ok? E la motivazione è questa, appunto, ha le proprietà richieste affinché sia di equivalenza. Vado rapidamente avanti, ditemi se è tutto chiaro. Tutto bene. Siamo al 8. Un po' più qua sotto. Questo dice, considera l'insieme S degli studenti della classe prima e la seguente relazione. X sta in relazione con Y se e solo se X ha ottenuto lo stesso risultato di Y nella gara di corsa. Immaginate di aver fatto la gara di corsa. Si tratta di una relazione di equivalenza? È possibile ottenere una partizione dell'insieme S usando questa relazione? Motiva le risposte. Allora, ragioniamo come prima, S è l'insieme degli studenti. È una relazione interna perché X e Y sono presi dallo stesso insieme. Se non fosse una relazione interna non avrebbe neanche senso andare a vedere se ha le proprietà che abbiamo visto, perché quelle valgono solo per relazioni interne. È riflessiva? Sì, perché qualunque sia x, x ha ottenuto lo stesso risultato di se stesso. È simmetrica, perché se x ha ottenuto il risultato di y, allora anche y ha ottenuto lo stesso risultato di x. È transitiva, certo, perché se x ha ottenuto lo stesso risultato di y e y ha ottenuto lo stesso risultato di z, allora anche x ha ottenuto lo stesso risultato di z. È di equivalenza. Ok? Posso costruire una partizione usando questa relazione? Certo.
posso suddividere l'insieme S in tanti sottoinsiemi, S1, S2, eccetera, eccetera, in ciascuno dei quali, S1 per esempio, c'è l'insieme degli studenti con lo stesso risultato, quale che sia. Questi stanno solo in relazione tra di loro. Nessuno di questi è vuoto, okay? Perché ogni studente ha avuto un risultato. Ci sarà qualche insieme magari dove c'è un solo studente, ma comunque non è vuoto, e quelli che ci sono, ci sono. Sono tra di loro disgiunti, perché? Perché non è possibile che uno studente abbia avuto due risultati diversi. Se ha fatto una gara avrà un risultato. E non ci sono studenti, almeno nei limiti in cui tutti gli studenti hanno partecipato, senza risultato. Quindi l'unione di tutti gli S fa, di S1, S2, eccetera, eccetera, fa S. Quindi è una partizione. Basta suddividere, ripeto, S in tanti sottoinsiemi formati da tutti gli elementi, ciascuno in relazione con tutti gli altri. Questo è il modo in cui si crea una partizione a partire da una relazione di equivalenza. Okay? Ed è una partizione perché ha tutte e tre le proprietà indispensabili affinché un insieme di sottoinsiemi sia una partizione. Non vuoti, ha due disgiunti e la loro unione fa tutto l'insieme di partenza. Ok? Andiamo rapidamente al 9. Sono così. Guadagno un poco di tempo. Eccolo qui. Vediamo un poco, ecco. Immagina che l'insieme U sia formato da tutte le regioni d'Italia. E immagina questa relazione. X è in relazione con Y se e solo se X ha almeno una parte del suo confine in comune con Y. Ovviamente si tratta di una relazione interna. Perché X e Y appartengono allo stesso insieme, o insieme delle regioni, o universo se preferite. È riflessiva? Certo, perché qualunque regione ha almeno parte, in realtà in questo caso tutto, il confine in comune con se stessa. È simmetrica? Certo, perché se x ha parte del confine in comune con y, allora anche y ha parte dei suoi confini in comune con x. È transitiva? No. Perché se x ha parte del suo confine comune con y e y ha parte del suo confine in comune con x, non è detto che x e z abbiano un confine in comune. Esempio, il Piemonte confina con la Lombardia confina col Veneto, ma il Piemonte non confina col Veneto. È sufficiente che una sola volta questa proprietà non sia corretta, non sia verificata e non è più transitiva la relazione. Quindi questa non è una relazione, per esempio, di equivalenza. In qualche caso possono esserci terne in cui questo funziona, ma basta che una sola terna non vada e non è più transitiva. Ok? È tutto chiaro? Molto bene. Abbiamo l'ultimo. Qui. Andiamo in fondo. Ok, allora dice: considera l'insieme delle lettere A, B, C e D.
E la relazione è rappresentata dal grafico cartesiano qui a destra. Di se si tratta di una relazione di equivalenza o no. Allora, la relazione è interna, fatemi scrivere in rosso. Perché? Perché è costruita all'interno di uno stesso insieme. Sull'asse delle x e delle y ci sono gli stessi punti. Quindi è interna. Dopodiché, è riflessiva? La risposta è sì. Perché? Perché tutti i punti sulla diagonale fanno parte della relazione. Quindi questa è riflessiva. È simmetrica? Scusatemi. Sì, perché? Perché ogni volta che ho un punto fuori dalla diagonale, c'è anche il suo simmetrico. Se A sta in relazione con C, anche C sta in relazione con A. A con D, D con A. C con D e D con C. Quindi è simmetrica. È transitiva, questo è un pochino meno semplice. Dimmi. Prego. Ma invece A con B, A con B. Ah, ma non è la relazione con B. A con B non c'è. Non c'è né qua né qua. Devi verificare che ogni volta che una coppia è in relazione lo è anche la sua inversa. Non che tutte le coppie siano in relazione. È sufficiente che tutte le volte che hai un punto evidenziato nel diagramma ci sia anche il suo simmetrico rispetto alla diagonale. Questo è il suo simmetrico qua, questo è il suo simmetrico qua, questo è il suo simmetrico qua, tutti fanno parte della relazione. Non è detto che ci devono essere tutti quanti i punti. Okay? Mentre devono essere tutti sulla diagonale affinché sia riflessiva, questo sì. Per la transitività andiamo a considerare per esempio la coppia AC e CA, ok, poi c'è AD, ecco, AD, D sta in relazione con C. E anche A con C, quindi funziona. Fatemelo scrivere qua sotto. Abbiamo A e D, anzi, da sta, usiamo il simbolo delle relazioni. A sta in relazione con D, D sta in relazione con C, per esempio, anche A sta in relazione con C, questo è vero. Poi, vale anche l'inverso, C sta in relazione con D, D sta in relazione con A, se non sbaglio, sì, anche C sta in relazione con A. Altre terne io non vedo, quindi è transitiva. Quindi è una relazione di equivalenza. Con la Z, scusate. Ci sono domande? Tutto chiaro? Ok, allora mi fermo qui.